Buonasera a tutti, benvenuti alla conferenza stampa post gara di Spal Cremonese. Iniziamo con le domande da Alberto Benazzi, Radio Dolce Vita. Buonasera, prego. Buonasera a tutti, buonasera mister. Buonasera. Una Spal che colpita a freddo da quel rigore nei primi minuti ha saputo comunque reagire e giocare una gara con grande intensità e rimanere in gara praticamente fino al secondo gol. Quindi tutto sommato, nonostante la sconfitta, una prova che possiamo definire positiva per l'atteggiamento della squadra. Qual è la sua analisi di questa partita? Credo che sia molto simile a quella che hai appena detto. Credo che aver preso gol dopo al terzo minuto su un calcio di rigore, aver fatto la prestazione che abbiamo fatto, vuol dire aver maturato un certo tipo di identità, di capacità di stare in campo. Sicuramente il primo tempo abbiamo giocato solo noi, e abbiamo creato un paio di occasioni importanti. Sicuramente meritavamo di andare alla fine del primo tempo sul pareggio. Abbiamo creato e mantenuto sempre la Cremonese nella loro metà campo. Abbiamo mosso sempre bene la palla con un certo tipo di intensità. Sicuramente negli ultimi 20 metri un po' di qualità nelle scelte le abbiamo sbagliate. Questo sicuramente ci ha un po' danneggiato nel poter creare magari qualche opportunità da gol in più. Il secondo tempo credo sia ripartito con lo stesso canovaccio. Abbiamo avuto un'occasione con Melchiori, un'occasione con Alat nei primi 10 minuti che potevano darci il pareggio. Abbiamo comunque saputo mantenere sempre la squadra alta, non abbiamo concesso praticamente nessuna occasione da gol. L'occasione che ha il gol che abbiamo subito è stata un'ingenuità nostra, questo mi dispiace perché poteva metterci nelle condizioni di avere gli ultimi un quarto d'ora nella quale riuscivamo magari a essere più incisivi e pericolosi negli ultimi 15 minuti. Per cui credo sicuramente che ci sia stata una prestazione positiva con la mancanza del non riuscire a concretizzare il tanto volume di gioco che abbiamo fatto e questo è un peccato, ma dobbiamo tenere dentro queste cose che rimane un aspetto positivo di questa gara e cercare di puntare a migliorarci negli ultimi 20 metri. Ecco, quanto ha pesato su questa gara la mancanza di alcuni giocatori di esperienza come Mancosu, Viviani e Vicari, ad esempio? Io credo che per il volume di gioco, l'identità che si è espressa in campo, la squadra ha fatto una prestazione importante, indipendentemente da chi ha giocato. Sicuramente l'esperienza, la qualità nei giocatori aiuta, ma credo che chi ha giocato ha fatto una prestazione importante, quindi oggi credo sia giusto parlare di chi ha giocato. Beatrice Bergamini, il resto del Carlino, buonasera, prego. Buonasera, buonasera mister. Volevo chiederle se aveva un po' impostato la gara sui lanci lunghi per sfruttare magari la velocità di Lattelatte e Dijkman, perché così sembrava un po' dagli spalti. Ma sinceramente siamo usciti credo almeno 6 o 7 volte giocando, partendo dal portiere e andando fino alla porta avversaria, quindi credo che sotto questo punto di vista ci sia da sottolineare questo atteggiamento e questa capacità. Poi la verticalità e la capacità di sfruttare in alcune situazioni le caratteristiche sia di Melchiori che di Lattelatte era sicuramente un aspetto che in certi momenti della partita potevamo sfruttare, l'abbiamo anche usato e potevamo sicuramente usarlo meglio per alcuni aspetti, però credo che siamo riusciti a abbinare il gioco corto e la capacità di uscire palla al piede con anche la capacità di verticalizzare immediatamente, per cui è una squadra che ha fatto molto, ha dato tanto volume di gioco e non siamo riusciti a concretizzare. Mi dispiace per questo perché i ragazzi meritavano sicuramente un risultato diverso. Volevo anche chiederle un suo parere sul rigore. Rigore che abbiamo preso? Sì.
Io non l'ho rivisto, quindi non riesco a esprimere un giudizio mio personale. Mi hanno detto che tutti che era rigore, quindi lo accetto. Alessio Maini, losporino.com, buonasera, prego. Buonasera mister. Buonasera. Le chiedo due cose. Durante la partita è sembrato che la squadra facesse un po' fatica a trovare il trequartista tra le linee. È così? E poi, come valuta la prestazione prima di Dorazio e di Crociata nel secondo tempo? Grazie. Il trequartista, quando giochi con due mediani, sicuramente giochi contro una squadra che ha due mediani che giocano davanti alla difesa, deve trovare spazi un po' più in ampiezza. È una cosa sul quale avevamo lavorato in questi due giorni. Dorazio li ha anche trovati, e poi ha spesso commesso delle ingenuità nelle scelte o dell'ultimo passaggio, della capacità, della possibilità anche di poter andare a calciare in porta, che è un giocatore che ha un grande tiro anche da fuori. E quindi sotto questo aspetto diciamo che anche sia Dorazio che Crociata hanno dato volume, ma non sono riusciti a esprimere in qualità quello che sono le loro caratteristiche. E mi dispiace, perché sono ragazzi che hanno veramente qualità importanti entrambi, quindi hanno fatto una prestazione importante dal punto di vista del volume, della quantità, dell'impegno, però sicuramente sono giocatori che possono dare di più dal punto di vista qualitativo. Avete altre domande per il mister? Bene, Beatrice. Posso parlare io? Beatrice, poi te e Alessio. Sì, volevo chiedere solo una cosa, se si poteva sapere cosa aveva fatto Caprodossi, che è uscito dal campo. Ha avuto un problema di indurimento muscolare, quindi ha evitato di proseguire, è uscito. Alessio Maini. Volevo chiedere solo quali giocatori pensa di recuperare per la prossima. Adesso vediamo, diciamo che le possibilità di recuperare Vicari, Viviani, Finotto e Mancoso ci sono per tutti, quindi vediamo poi nel corso di questa settimana chi riesce a mettersi nelle condizioni migliori, però quello che ha più opportunità di recuperare sicuramente è Vicari, e dopo vediamo Mancoso e Finotto. Nicola Zanellato, una partita strana da un certo punto di vista, partita subito in salita, però poi la SPAL non ha mollato. Cosa è mancato secondo te in questo incontro a voi biancazzurri? No, come nelle ultime partite, devo dire che l'atteggiamento della squadra è diverso. Come hai detto tu, nonostante siamo andati in difficoltà dopo due minuti a causa del rigore, avevamo in pugno la partita, comunque giocando anche contro la prima in classifica non abbiamo subito quasi niente, anzi siamo stati molto propositivi. Questo lo dobbiamo vedere con il mister, se da una partita così usciamo con un 2-0 per loro sicuramente qualcosa è mancato. E faremo le nostre valutazioni e continueremo ad allenarci seguendo appunto quello che il mister ci spiega durante gli allenamenti. Avete giocato alla pari, perché alla fine, al di là del rigore che è poi un episodio, il secondo gol è arrivato in contropiede, come dici te non avete subito praticamente nulla. È un punto comunque da cui ripartire? No, appunto giocavamo contro la prima in classifica e sinceramente abbiamo avuto anche un buon gioco, tante volte siamo andati in verticale, abbiamo avuto varie occasioni, eppure abbiamo preso gol, forse nel nostro momento migliore. E sicuramente l'atteggiamento, la voglia di fare, la positività è la cosa che ci deve continuare a farci allenare allo stesso modo, il nostro carburante di ogni settimana per poter chiudere la stagione nel migliore dei modi. Adesso arriva la pausa. Bene per la SPAL, visti gli infortuni che comunque sono ai box, e i giocatori che sono ai box soprattutto. Sì, la pausa ci voleva, anche perché abbiamo fatto tante partite, soprattutto chi ha giocato di più ha fatto 10-11 partite di fila, e
e sono tanti in un momento così della stagione dove le gare e le partite sono importanti. E possiamo sicuramente recuperare quelli che sono infortunati, anche se chi è stato chiamato in causa è stato veramente bravo e quindi bisogna fargli i complimenti. Non guardiamo troppo in là, però la prossima partita che giocherete sarà ad Alessandria, diciamo, scontro diretto, tra virgolette, nonostante la differenza in classifica che è in questo momento abbastanza ampia, perché sono 7 punti appunto di distacco. Sì, per noi tutte le partite sono importanti, però non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, sicuramente sarà una partita fondamentale, ma la affronteremo come abbiamo affrontato la partita di Como, quella di Cittadella, quella di Perugia e quella con la Cremonese, quindi il nostro spirito e la nostra motivazione non cambierà.